pronti per il trapianto. Ho preparato la buca per il trapianto dell'ortica. Guardate come faccio in modo molto semplice. Peghi e rovescio la cariola con tutte le radici. Facciamo così, allora. Vediamo. Perfetto. Allora, ecco le radici e sta a posto. Adesso ci mettiamo la terra. Dobbiamo aspettare la prima pioggia che fa. Questo attecchisce, attecchisce, eh. Attecchisce qui. La tocca. Ci manca troppo quando lo spagnolo. E se ci sta meglio, no? Ce la raggiungo pure la terra, ma comunque sia. Il terreno è molto fertile. E la prima pioggia che fa. Eccola. L'apparato radicale è qui dentro, quindi dopo vengo e aggiungo altra terra facendo così, vengo l'apparato radicale e vabbè, dopo finisco a sistemare. Allora, ho fatto una cosa sommaria, vi faccio vedere qui fra 2 settimane la crescita in diretta dell'ortica, uso alimentare, uso terapeutico, fitoterapeutico. Sì, allora questo si può mangiare con risotto, con minestroni, con altri alimenti, ci si può fare anche la torta e anche gli involti